Le acque si sono calmate. Sai, adesso questa la prendo io. Oh, ma guarda, la bamba del barone. Che colpo di culo! Il barone aveva progettato di andare a rubare la spada del conte Buso nel castello di Agazzà. Il Muso finì i suoi giorni ucciso da una banda di lanzichenecchi, guidati dal capitano di Ventura Astorre Visconti, in seguito ad una lite provocata dalla spartizione del bottino razziato al castello di Agazzà. Il sogno del Muso era quello di superare le imprese del suo prozio, Alberto Scotti, che fu signore di Piacenza e Milano tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. Anch'io avevo una spada a Waterloo. Trovavo un po' di ganja. Siete fortunati. La ganja è finita. Però ho una chicca. Libano giallo, direttamente da Beirut. Una vera bomba. Ci starebbe una salsa, no? Stolti gaglioffi, altro non si può dir di voi, somari! Ma sì tanto inviso al suo maestro che neppur nel suo regno lui lo volle. Che cazzo sei qui dentro? Dell'acido lisergico? Scomunicato e messo al bando dalla città per le sue malefatte, così lo descrisse un cronista suo contemporaneo. Uomo infernale, molto accorto. Di ritorno dalle Americhe, con una preziosa spada dal manico d'oro, il Buso si circondò di masnadieri e mise a ferro e a fuoco l'intera provincia. Vabbè ragazzi, siete pronti? Sì. Prendiamo posizione? Va bene, ok. Via! Dammi sta cazzo di aiuto! Posso fare qualcosa per te, Lucia? No. In combutta con il principe romano Prospero Colonna, tramò per impadronirsi di Piacenza. Sullo sfondo delle imprese del conte di Vigoleno, le guerre d'Italia del XVI secolo. Che bella! È qui che c'è l'oro. Neppure lo calzar, lordo di fango, a bennettare essere degno puoi. Me la pagherai una volta per tutte, vile storre, e questa volta non ci saranno i tuoi lanzichenecchi a spalleggiarti. Raccogli la tua spada, vile storre. Anche se la tirano lunga, dovrebbe morire trafitto il Buso, vero? Ciò la storia novella, ma in question di duelli e in special modo spettri, diverso potrebbe essere l'esito fatale. I lanzichenecchi gettarono la salma del conte di Vigoleno nel fossato, ai piedi del maniero, e da allora si racconta che ogni notte il fantasma del Buso si risvegli per brandire la sua spada e tornare a Piacenza da conquistatore.